amici di YouTube. Dunque, ho trovato questo articolo interessante che volevo leggere. Essendo sempre scritto da un uomo, è un punto di vista maschile, per cui diciamo che ancora una volta va a smontare tutta questa, come dire, tutto questo strato di politicamente corretto in cui siamo avvolti e che ci racconta certe volte, femminista, che ci racconta più delle volte delle balle. Perché comunque, fondamentalmente, le cose che ci fanno credere, essendo sempre in chiave appunto femminista, diciamo in chiave di terza ondata, fondamentalmente, di femminismo. Che cosa succede? Succede che molte idee ci vengono edulcorate perché mirano a farci sentire come, tra virgolette, potenti, come eternamente potenti, come persone senza tempo, quindi ci fanno credere che tutto ciò che possiamo fare a vent'anni, cioè tutto ciò che possiamo ottenere a vent'anni in termini di relazioni, che possiamo ottenere a vent'anni, lo possiamo ottenere anche tranquillamente a 40, 50, 60, perché tanto questa cosa non finisce mai. Allora, io ho sempre ritenuto questa cosa una balla, perché chiaramente, diciamo che la spensieratezza, proprio la freschezza, l'atteggiamento mentale che a 20 anni non è più quello che è a 30 o a 40 o a 50, chiaramente le cose cambiano di parecchio perché comunque le esigenze cambiano. Iniziamo a pensare a cose a cui a 20 anni non davamo peso, ovviamente. Iniziamo a valutare le persone in modo diverso. Ci portiamo dietro molto probabilmente un carico di delusioni, di storie finite, di convivenze di qua, convivenze di là, separazioni, tutte queste robe qui, per cui ovviamente le cose cominciano a cambiare di parecchio. Quindi anche per un uomo rapportarsi con una ventenne non è la stessa cosa di quando poi si va a rapportare con una 35enne. Le cose sono abbastanza diverse. Allora, questo articolo l'hanno chiamato l'effetto fine festa. Fine festa si intende, questo qui che scrive, praticamente ha incontrato questa donna, sui 40, credo, e, ha cominciato a chiedersi cosa sarebbe successo se l'avessi conosciuta a 20 anni. Allora, il punto non è tanto quello estetico in sé, chiaramente la bellezza di 20 anni non sia certamente a 40 o a 50, anche se tu puoi essere curata, carina, tutto quanto, però chiaramente proprio chiaramente il paragone non c'è, perché ovviamente è proprio quell'aspetto da ragazza che chiaramente non è più. Però il punto, secondo me, al di là adesso dell'estetica, perché ci sono anche magari delle quarantenni molto belle, tutto quello che vogliamo, però il problema è proprio, diciamo, tra virgolette, mentale. Ed è anche il tipo di relazione, quindi, che puoi instaurare con una donna di 20 e con una di 35, 40, eccetera. Allora, infatti, lui dice che questo effetto, quindi si parla di effetto fine festa perché si ha l'impressione di essere arrivato tardi a un party divertente, ma ormai verso le battute finali, con tavoli in disordine e la gente che sta smobilitando. Quindi questo è un po' l'effetto di fine giovinezza, no? Se così lo vogliamo chiamare. Quindi questo qui si sente di essere arrivato a questa bella festa divertente, però quando sta finendo. Perché in realtà è proprio veramente la festa che sta finendo, cioè è la spensieratezza più che altro che sta finendo. Quindi lui dice una sorta di rimpianto, ma più legato alla spensieratezza che avresti potuto avere a 20 anni, esatto, rispetto ad oggi. Quindi è proprio un fattore mentale più che altro.
Allora, lui dice che questa qui aveva un viso bello, quindi era sicuramente una bella donna, io sono sicura. Era una, questa qui dell'articolo doveva essere una nordica, alta 1,80 m, slanciata, gambe lunghissime, capelli lunghissimi. Una breve carriera di modella da lei abbandonata, quindi praticamente sicuramente sarà stata qualche svedese o qualcosa del genere. Vabbè, non mi leggo tutto ovviamente, sennò vediamo un po'. Sì, infatti è nord europea questa qui. Giustamente è difficilmente una messicana. È così. Allora, lui dice: in particolare effetto fine festa, quindi mi toccò con questa qui di circa 40 anni. Quindi lei, nonostante fosse malata di fitness e di sport di ogni tipo, cominciava a mostrare qualche crepa nel suo fisico statuale da bionda valchiria nordica. Giustamente, vabbè. 40 anni, non è che sei proprio uguale a 20 anni, anche se ti tiene bene tutto quanto. Non è troppo lunga. Allora, lui quindi ci parla di questi uomini che vivono storie con queste donne, insomma, che non sono più, diciamo, ventenni. Allora, lui dice: questi uomini, oltre a vivere un'immotivata gelosia retroattiva, si sentono in qualche modo in beta della situazione e soffrono di una sorta di complesso. Hanno ragione solo nel caso in cui io diventino lo zerbino, il bancomat ambulante e il risolutore di problemi abitativo esistenziali della MILF di turno con proprio il seguito. La MILF sarebbe questa qui, un po' tardona, che in genere ha qualche figlio, alla quale, come succede spesso in Italia, serve anche una figura paterna a cui assegnare i figli nati dalle precedenti relazioni. In tal caso non c'è l'effetto fine festa, sei un uomo beta, sei rimasto col cerino acceso in mano, ti sei scottato. Avresti potuto pensarci prima, un po' di sana consapevolezza maschile ti avrebbe evitato una sorte simile. Ma se si tratta di qualche cougar, quindi una donna sui 30-35 senza figli, ti tocca l'effetto fine festa. Per il resto vale il principio, meglio ora seppur tardi che mai. Sì, già se non ha figli è un po' diverso comunque, già se non ha ancora figli è diverso. Un pochino diverso. Allora, tocca accettarlo. Ci sono oggi donne che rimangono belle anche dopo i 30, persino dopo i 40, grazie ai trattamenti di bellezza, eccetera, eccetera. Non è una resa, è un atto di consapevolezza. Che poi si possano preferire più giovani e normale, ma nella vita quotidiana dopo i 40 anni, una relazione con una ventenne ti porta più rogne che benefici. Allora, vabbè, senza che vi leggo tutto, comunque metto posto il link sicuramente. Allora, il problema, secondo me, ripeto, non è una questione di estetica, perché puoi trovare anche la 35enne, la sventolona svedese, quindi le trovi abbondantemente. Non è questo il punto. Il punto è la testa con cui affronti poi una relazione ed è il tipo di relazione che tu vuoi instaurare, perché chiaramente un quarantenne che magari abbia uno status decente, un uomo quarantenne con uno status decente, quindi un professionista, una persona, diciamo, realizzata, eccetera, eccetera, può io penso che tenda ad aspirare ad una più giovane sicuramente, quindi non dico alla ventenne, ma può tranquillamente aspirare anche alla 25enne, alla 27enne, senza problemi. Il punto è cosa vuole fare con questa persona, perché se si tratta dell'avventura, ok, tu puoi fare quello che vuoi, però chiaramente se tu hai intenzione poi di avere una storia di natura, magari se questo qui, quarantenne, sta cercando una moglie con una fidanzata, che magari diventi sua moglie, che magari con cui farci una famiglia, chiaramente non si deve prendere una quarantenne, ovvio, lui deve puntare verso donne più giovani, ovviamente. Comunque il punto è sempre lo stesso, che noi donne, secondo me, dovremmo puntare a delle relazioni, diciamo, importanti quando siamo al massimo della nostra appetibilità, quindi a creare legami quando siamo nei nostri tra i 20 e i 25, 27. Perché ripeto,
Il 35enne poi, perché quando noi siamo durante i nostri 20s, chiaramente possiamo tranquillamente aspirare al 35enne, magari professionista, riuscito, magari un ragazzo istruito, eccetera, eccetera, perché abbiamo ancora accesso. Nel momento in cui abbiamo noi 35 anni, quello stesso 35enne ovviamente non vuole più la 35enne, ma comincia a volere la 25enne. Ma è normale questa cosa. Se vuole, ripeto, io parlo sempre di rapporti, diciamo, duraturi, stabili, che possibilmente sfocino poi in una famiglia. Per cui il punto è che le donne sono state illuse di poter fare questa cosa qui, di poter trovare questo fantomatico uomo sposabile anche a 40 anni, il che diventa molto 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 difficile, perché il quarantenne innanzitutto vuole quella più giovane, e seconda cosa, se proprio ti prende a te, insomma, devi andare a vedere come mai, cioè nel senso, magari ti devi prendere uno che è separato, per cui determinate cose importanti con te non le vorrà più fare molto probabilmente, cioè avrai un altro tipo di relazione. Questo è il punto. Se tu sei separato che hai figli, tu ci puoi stare benissimo, però chiaramente non è più quel tipo di relazione che tu instauri a 20 anni con il trentenne, chiaramente non è più quella cosa lì, è una cosa diversa. Cominci comunque a dover dar conto anche ad altre persone che sono esterne a te, quindi l'ex moglie, i figli di qua, i figli di là, tutte queste cose, per cui tu non sarai mai, diciamo, una priorità sicuramente, non sarai mai una priorità, non sarai mai, non vivrai mai quel rapporto esclusivo, diciamo così, in un certo senso, quindi sarà una cosa già di tipo diverso. Quindi se tu hai intenzione comunque di instaurare un certo tipo di rapporto, chiaramente sarai molto, diciamo, penalizzata. Ok? Quindi è un po' questo il discorso. L'effetto fine festa poi sicuramente c'è per quelle donne che si illudono di poter trovare, come dire, di poter avere le stesse storie che potevano, a cui potevano aspirare a 25 anni, lo vogliono fare a 40, a 35. Chiaramente questo non è più vero, questa cosa, è questo che bisogna, secondo me, capire. Tu puoi avere anche una storia a 50 anni, nessuno ti dice di no. Il problema è che è un altro tipo di cosa, poi, ripeto, non è paragonabile, e poi comunque non hai la stessa scelta che potevi avere a 25 anni, chiaramente, è completamente diversa la cosa. Io ho delle coetanee, no, ma anche più grandi di me, che comunque sono ancora da sole e che magari vogliono il professionista quarantenne, riuscito, bla bla bla, ma professionista quarantenne chiaramente non vuole la 38enne, la 35enne, la quarantenne, non vuole questo. Il professionista quarantenne che magari abbia uno status buono, che sia una persona in gamba, che sia riuscito, che sta facendo carriera, lui non vuole la quarantenne. Molto probabilmente lui la quarantenne non la vuole. Cioè, se lui ancora non ha famiglia, non ha niente, quindi non è separato, non ha figli, niente, questo qui aspirerà giustamente alla 25enne, alla 27enne, con cui magari puoi fare famiglia con calma. Quindi tu hai perso molto, essendo arrivata a questa età, hai perso molta appetibilità, chiaramente, perché non è più, non sei più nella situazione, cioè tu a 40 anni, a 35 anni puoi aspirare magari al 45enne, 50enne separato, vedovo, tutte queste, per cui ripeto, la relazione sarà molto diversa, non sarà più paragonabile. Non è che fai la fidanzatina, insomma, è un po' diversa la cosa. Chiaramente non è più quel tipo di poi non è più quel tipo di rapporto, diciamo, più disinteressato, perché tu quando sei più giovane non è che incontri una persona e cominci a dire: ah, mamma mia, adesso dobbiamo comprare la casa, come si fa? Cioè, non ci pensi proprio. Cioè, tu praticamente conosci una persona e tendi a stare con quella persona semplicemente perché ti ci trovi, perché c'è qualcosa, nasce qualcosa, ma non certamente perché
Ah, oddio, sono sola, come faccio? Sono rimasta sola, ho 30 anni, ho 35, oddio, cioè non stai con l'acqua alla gola, per cui non fai questi tipi di ragionamenti, che poi fai dopo. Che poi fai dopo. Quindi questo è un po' il punto. Vediamo un attimo che hanno scritto qui. Allora, giustamente, leggevo in questo commento, in uno dei commenti, che per esempio, molto spesso queste donne arrivano ai 35-38 anni da sole, semplicemente perché comunque hanno, come dire, hanno preso la cosa molto, diciamo, molto troppo alla leggera, quindi hanno scherzato fino a quel punto, quindi cambiando partner ogni mese, ogni settimana su Tinder, tutte queste robe qui, per cui praticamente diciamo che hanno è come se a un certo punto si svegliassero e dicessero: "Oddio, ma che combinato?" Perché questo è quello che succede. E loro fanno questa cosa qui, ripeto, fanno questa cosa qui. Perché sono state illuse, qualcuno ha fatto credere loro che tanto ti puoi divertire anche fino a 35 anni, perché poi nel momento in cui decidi di fermarti arriva il principe azzurro, ma questa è una balla, perciò poi succedono queste cose, perché non è così, perché noi non abbiamo gli stessi tempi maschili, un uomo può fare questa cosa perché lui non deve neanche dar conto all'orologio biologico e seconda cosa, lui paradossalmente con l'età guadagna status e diventa ancora più appetibile, cosa che invece non capita a noi, perché io posso anche prendere la quarta laurea e fare il decimo dottorato e diventare l'amministratore delegato di quello che voglio io, ma dal punto di vista della appetibilità io non ci guadagno niente fondamentalmente. Non è che io sono più appetibile a 45 anni con la quarta laurea, no, sono molto più appetibile a 20 anni con la terza media, molto probabilmente, cioè voglio dire. Perché l'appetibilità è diversa da uomini e donne, per cui non è così la cosa. Quindi questa cosa di trattare, io ripeto, secondo me il problema è questo adesso, che poiché hanno convinto le persone che uomini e donne sono uguali, quindi le hanno convinti di poter vivere, hanno convinto le donne di poter vivere con le stesse tempistiche degli uomini, quindi che fa? L'uomo pensa alla carriera fino a 35 e lo fai anche tu. Perché? Lo fai anche tu? No, perché mentre lui a 40 anni ha acquisito status, sta facendo la sua bella carriera e diventa più appetibile, noi non diventiamo più appetibili. Cioè, un uomo magari di un certo livello, un professionista, non è che se ne freghi molto di avere vicino una che fa l'astronauta, come l'astronauta che abbiamo visto, e poi lascia 3-4 mesi i bambini da soli. Un uomo, diciamo che sia veramente un uomo virile e tutto quanto, questa cosa non gli piace, non gli va bene. Infatti, il marito di quella lì sarà il solito, secondo me, il solito zerbinello che poi sta a casa a preparare la pappina mentre quella sta su Marte, non lo so. Quindi dipende poi anche dal tipo di uomo che cerchi. Perché se tu trovi un uomo che sia veramente un leader anche in famiglia, ovviamente questa cosa non la vuole, non cerca questo tipo di moglie, cerca magari una donna femminile che abbia a cuore anche la sua famiglia, voglio sperare, cioè che abbia come priorità la sua famiglia, possibilmente. Questo non significa che però sempre le stesse cose bisogna dire, perché sennò qua questo non significa che debba essere un'analfabeta, questo non significa assolutamente questo, però sia una donna che sicuramente abbia a cuore la sua famiglia, su questo non ci piove. Quindi bisogna valutare vari aspetti. E sicuramente qui non si vede la quarantena che fa l'astronauta, molto probabilmente. Quindi bisogna capire il tipo di uomo con cui si vuole, diciamo, costruire qualcosa, e bisogna tener conto dell'età, perché l'età per noi donne è importante, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Questa è un'illusione proprio che è la solita balla edulcorata e che sta facendo rimanere tantissime donne da sole. Tantissime donne da sole. Perché le illude di poter fare i cavoli propri fino a 38 anni, perché tanto poi loro aprono la finestra e c'è il principe azzurro che le aspetta con l'anello in mano. Ma non è così. Ma non è assolutamente così. Non è quasi mai così.
Tu, se vuoi costruire qualcosa pure a 35-38 anni, devi aver almeno creato un legame prima, perché sennò difficilmente tu, una persona proprio nuova, con una persona proprio che non hai mai visto fino al giorno prima, riesci a costruire qualcosa di veramente importante in quella fase di vita. È molto difficile, molto molto difficile. Comunque passo il link. Carino questo articolo, molto carino. Va bene, va bene. Andatevelo a vedere. C'erano anche commenti che sono comunque, diciamo, sono interessanti. Sono molto interessanti. Ah, poi c'è anche un altro commento che fa riferimento a un argomento che pure ho trattato tempo fa. La teoria svedese dell'amore, che è un bel documentario da vedere, perché in Svezia praticamente si è raggiunto, in Svezia e anche in questi paesi, insomma, scandinavi, nordici, sono dei paesi in cui praticamente i ruoli di genere sono stati completamente eliminati, completamente abbattuti, quindi donne e uomini sono praticamente nella loro testa sempre sono uguali. E quindi si è raggiunta praticamente, diciamo, loro hanno puntato molto sull'autonomia proprio all'ennesima potenza delle persone, quindi sull'essere completamente sganciati da tutti, atomizzati, sono completamente atomizzati, sono tutti soli. Infatti c'è un altissimo numero di suicidi in questi paesi che hanno dei servizi statali che funzionano benissimo. Là funziona tutto, devo dire la verità, nel nord Europa funziona tutto bene, io questo lo devo dire. Però quello che non funziona sono i loro rapporti familiari, che praticamente non esistono. Quindi in questi paesi qui, a mio avviso, bisogna andarci, già avendo creato qualche legame, perché sennò diventa veramente difficile. Io ho anche delle amiche lì italiche che sono sole, mi raccontano dell'estrema difficoltà che loro non riescono a trovare, diciamo, un partner, una persona con cui instaurare un rapporto, diciamo, duraturo, decente, perché là quasi sempre sono one night stand. Oppure sono anche persone che tu vedi, tra virgolette, vedi, diciamo, frequenti, insomma, come dire, per qualche mese, ma così. Molto senza impegno, cioè quando si ha voglia, quando si ha tempo, ti vedi con questo qui, ti fai cena dopo cena e basta. Poi lui si considera singolo, tu ti consideri singolo, così funziona. Ed è una cosa molto, molto triste, molto difficile. E pensate che in Svezia è nato proprio un ente, un ministero, non so come si chiama. Comunque quest'ente, ci sono delle agenzie che si occupano di andare a vedere le persone se sono vive o morte, perché ci sono persone che vengono trovate morte, alcune sono state trovate morte dopo anni nei propri appartamenti da sole, nessuno se ne raccorda, perché questi non hanno ormai più nessuno, perché anche le amicizie sono ridotte a compagni di bevute praticamente, per loro quello è l'amico, il compagno di bevute. Chiaramente la famiglia non esiste, i legami stabili non esistono, per cui è tutto molto liquido, in quanto c'è questo stato molto molto efficiente, però il problema è che lo stato non ti sostituisce gli affetti, quello è il problema. Qui invece abbiamo il problema opposto, perché abbiamo lo stato che non funziona per niente, quindi la famiglia deve sopperire tutto e per tutto alle carenze dello stato, visto che praticamente è difficile anche trovare un taxi per andare all'aeroporto. Se non hai mammina e papino che ti accompagnano, magari no, tu non, il pullman non passa, tutte queste robe qui. Quindi diciamo che siamo ai due estremi che non vanno bene, secondo me. Perché ci vuole uno stato efficiente, sicuramente. Però poi non bisogna atomizzare le persone, non bisogna isolare le persone, oppure dire tu devi essere autonomo. Sì, va bene che sei autonomo, però autonomo non significa che non devi avere nessuno che ti vuole bene, nessun affetto, cioè, non vuol dire questo, ovviamente. Quindi sono due cose. Ci vorrebbe lo stato loro e la ci vorrebbe la via di mezzo, insomma. Per cui in questi posti qui
donne, soprattutto le donne che vanno da sole, perché magari vanno a imparare la lingua, trovano il lavoretto, bla bla bla, poi si ritrovano con grandissime difficoltà relazionali. Io lo leggo anche su questi forum italici nel Regno Unito, le ragazze, insomma, le donne, perché parliamo di donne che hanno oltre i 30 anni, bene o male dicono tutte le stesse cose, che comunque non riescono a e poi sono belle ragazze, ripeto, sono belle donne, non è che sono de dei mostri con tre occhi, insomma, sono belle donne, inserite, piene di amici, fanno viaggi, fanno il cocktail, il pub, quindi hanno molte, diciamo, occasioni di incontri, però non riescono a cavare un guadagno dal buco, queste qua. Perché al di là della one night stand, al di là della, non posso dire parole qui, insomma, dell'avventuretta così, non riescono a trovare, perché là, bene o male, i rapporti sono questi, quindi è una tragedia, è una bella tragedia, non, queste qui rimarranno da sole, sono, oppure al massimo faranno qualche figlio così, non si ricorderanno neanche con chi, da ubriache dentro al bagno del pub e si trovano questo figlio, una single mother, perché l'unico legame che si trovano può essere questo, ma al di fuori di questo difficilmente loro trovano legami, molto difficilmente, cioè diciamo che è quasi impossibile ormai con questo andazzo, quindi già è difficile in Italia ormai, ma in questi posti proprio è diventato quasi impossibile. Va bene, allora posto il link perché è carino questo articolo, anche i commenti sono carini, sono interessanti. Va bene.